Aldo racconta, si esprime dicendo che stasera è uno dei luoghi più belli periferici della città di Milano. Guardare questo bel ponte, l'avevo già fotografato, avevo già fatto tanti video, ma stasera c'è una luce particolare di quell'azzurro del ponte che rispecchia l'azzurro, la luce che c'è divina sopra a questo ponte, a quel bellissimo cielo, il laghetto sottostante che questa volta non vive in simbiosi con la parte superiore del cielo, ma bensì da solo, perché è uno stagno con due isolette, ci sono animali acquatici, bellissimo questo luogo che io sono arrivato stasera, mi accosto pian pianino a costeggiare il lago, un laghetto piccolissimo. Però mi piace e mi incammino piano piano verso le cave di Baggio. Non sono tanto lontano da qui, è 1 chilometro partendo tranquillamente, camminando in un sentiero percorribile, non impantanato. Qui domani avvengono le riprese cinematografiche. Io domani mattina sarò qui. Verso le ore 10 con la mia amica Simona. Dico che qua ci sono già tutti pronti i camion per una ripresa cinematografica che dura più di una settimana. Guardare l'albergo che sono Sheraton. Lei partecipa, mi ha chiesto se volevo partecipare a fare le comparse. Al momento ho risposto di no. Però può darsi che domani risponda di sì, il guadagno è positivo. Ecco, qua sono al laghetto, allo stagno, guardo i camion che domani si aprono, come si può dire, a ventaglio, per fare una bella ripresa cinematografica accostata a questo stagno dalla parte di Bisceglie. Simona, ti saluto, ci vediamo domani mattina, sicuramente ci sarò. Magari non come atto materiale a lavorare, però nasce in me un dubbio, un'incertezza che potrei accettarlo, dato che abito qua vicino. Guardare che belle case e la zona soprattutto, Bisceglie e il cielo di stasera, mi sembra di essere in un luogo fuori Milano, dove favorisce me una bellezza naturalistica, abbinata al senso urbanistico anche di Milano, Aldo.